ciao frasatore, sono Matteo Urbinati, l'ideatore e il fondatore di Fraser Tools. Oggi vediamo insieme al mitico White Ghost come costruire una cornice in legno modanata in massello molto particolare. Come? Beh, lo scoprirai subito nel video, perché arriva tra poco. Io ti ricordo che tutti i parametri di lavorazione con i giri da applicare e le frese utilizzate le puoi trovare nel Megastore numero 1 in Europa per quanto riguarda le frese e la fresatura per legno, l'alluminio e anche la plastica, eh già. www.frasertools.com dovrebbe comparire. Inoltre ti lascio anche tutti i link e il progetto PDF, ringraziamo Andrea, da poter scaricare sempre qui sotto in descrizione. Io ti ringrazio e ti auguro una buona visione. Ciao! Ciao ragazzi e bentornati nel mio lab. Come da miniatura avrete visto che oggi andremo a costruire una cornice modanata in massello molto molto fine. Questo è un video che ritengo molto interessante per il semplice fatto che andremo a conoscere delle frese non di uso comune, per cui anche solo per sapere che esistono, secondo me questo video rimarrà uno dei miei preferiti, oltre al fatto che la cornice, che adesso è nascosta là dietro perché in verità questo video lo sto girando alla fine, è venuta davvero molto bene. Quindi cominciamo e andiamo a vedere quali frese ho scelto. Allora, la prima fresa che ho scelto è questa. È una fresa molto importante, è una fresa multiprofilo con cuscinetto Gambo 12. Come dice il nome, è una fresa profilata, quindi vedete che ha tutto un profilo complicato dal cuscinetto fino al gambo. Apro una piccola parentesi, è una Gambo 12, come vedete è una fresa veramente mastodontica, non è una fresa da utilizzare con dei rifilatori che non fanno della potenza la loro caratteristica principale, meno che mai da utilizzare a mano. Questa è una fresa di quelle che vanno utilizzate a banco. La caratteristica principale di questa fresa, e lo dice il nome stesso, è una multiprofilo. Questo vuol dire che all'interno del suo profilo, precisamente da qui in giù e da qui in su, potete visionare quelle che sono due frese acquistabili separatamente. Altrimenti la soluzione è comprare questa e utilizzare solo una parte del profilo per andare a lavorare sul vostro legno. Per cui avete due prodotti in uno. Quindi andiamo a posizionarla nel nostro bancone rispettando sempre la K che ci indica quanto inserire nel codolo, in questo caso da 12, la nostra fresa, e andiamo a vedere che con un solo passaggio riusciamo già ad ottenere un disegno molto interessante. Bene, fatto questo, passiamo alla seconda fresa e alla seconda lavorazione. Dobbiamo creare l'incastro in cui poi andrà ad inserirsi il secondo legno che abbiamo scelto per questa lavorazione. Per farlo andiamo ad utilizzare questa volta una fresa un po' più comune. Eccola qui, questa è una fresa a gradino con cuscinetto. Questa fresa ci permette, una volta messo in battuta il pezzo, di creare appunto un gradino sul nostro pezzo di legno e permetterci, ad esempio in questo caso specifico, di andare poi a inserire il legno, come vedremo. Non ha particolari indicazioni, è una fresa Gambo 8, anche lei, mi raccomando, inseritela correttamente nel vostro codolo e andiamo a vedere questa lavorazione. La terza fresa che ho scelto è questa, è una fresa per profilo decorativo, quindi torniamo nel campo proprio specifico dei corniciai e di tutto quello che riguarda la modanatura. Anche questa è un Gambo 12, quindi una fresa molto importante sia come asportazione che come lavoro, per cui dobbiamo sempre ricordarci di fare molta attenzione di lavorare a banco. Anch'essa porta con sé un profilo che può essere utilizzato in toto oppure in parte, come faremo noi nella lavorazione che andiamo a vedere adesso.
quarta fresa che ho scelto è la fresa più comune e che tutti avremo sicuramente in laboratorio. Questa è una fresa a raggio concavo, gambo 8 con cuscinetto. È una fresa che serve per stondare gli angoli. Quindi ora andremo a raccordare il disegno che abbiamo appena fatto con la fresa precedente, grazie a questa fresa, con l'angolo della nostra cornice. Una cosa che mi piace ricordare, e lo faccio adesso, ora vi spiego perché, è il fatto che alle frese, come a tutti gli altri attrezzi che abbiamo in laboratorio, va fatta manutenzione. Nel nostro caso la fresa va pulita e protetta, perché durerà 3 volte di più. Queste frese in particolare, alcune di loro hanno un prezzo importante, ma anche quella che costa meno è comunque un investimento, quindi non vedo perché non si debba allungare la vita di una cosa che abbiamo pagato cara. Nel mio caso, per evitare di scordarmi di farlo, non aspetto di aver finito tutta la lavorazione e poi di andare a pulire le frese, ma una volta finita la lavorazione con la fresa specifica, nell'arco di 3 minuti vado a pulirla con il Tools 3.0, ad asciugarla e a proteggerla con il Bitop. La metto via e la mia fresa è perfetta e finita. Dopodiché riprendo le mie lavorazioni. È un piccolo stop che vi permetterà di portare le vostre frese avanti nel tempo sempre perfette. La prossima fresa è una fresa, diciamo, dalla forma comune ma dalle dimensioni assolutamente, diciamo, fuori standard, nel senso che è una fresa a gambo 12 a taglienti dritti, come vedete, ma la lunghezza del tagliente è ben di 38 mm. Questo perché la lavorazione che andremo a fare richiede appunto vari passaggi e richiede di arrivare a quell'altezza di taglio. Questa è una soluzione molto utile e, ad esempio, si può pensare di prendere una fresa del genere e evitare di prendere tutte le frese minori, perché poi con questa effettivamente fate tutte le altezze da 0 a 38 mm, quindi questa potrebbe essere un'idea. Come detto, è un gambo 12, quindi codolo da 12, e andremo ad asportare, ovviamente lavorando su un legno anche abbastanza duro, ma comunque questa è una regola che vale in generale, pochi millimetri per volta fino ad arrivare all'altezza che ci serve. L'ultima fresa che andremo ad utilizzare è una fresa che a prima vista sembra una fresa molto comune, in verità ha una particolarità, e cioè tutte quelle che abbiamo noi sono smusso con tagliente a 45 gradi, questa è a 60 gradi, quindi è una cosa un po' particolare, non esiste solo la 45, esiste appunto anche altre angolazioni di smusso e, come detto, ha presente il cuscinetto, quindi andremo in battuta la nostra cornice. Questa è un'operazione che tanti potrebbero ritenere superflua, in verità è proprio quella lavorazione che vi permette di dare quel quid in più alla cornice verso il lato professionale, perché proprio quel piccolo smusso nel retro dona una certa tridimensionalità alla cornice e la rende davvero molto fine.
Bene ragazzi, allora cornice portata alla fine, devo dire che è venuta anche discretamente bene. Per quanto riguarda il motto all'interno, beh ragazzi, allora uscire dalla propria zona di comfort è sicuramente un consiglio che vi do, anche perché, appunto, come dice la scritta, vi porterà a cose che mai avreste pensato. Quindi questo stampatevelo bene in mente. Per quanto riguarda la cornice in sé, vi lascerò il PDF scaricabile qui sia nel sito della Fraser che nel mio sito, quindi potete andare tranquillamente a scaricarvelo gratuitamente. E per quello che riguarda le frese, come vi ho detto, questo è stato un po' un excursus verso frese che solitamente sono specifiche per un certo tipo di lavoro, ad esempio in questo caso il corniciaio. Ma se dovete fare un tot di lavori e avete in mente il disegno giusto, state sicuri che qui alla Fraser lo troverete, anche perché la Fraser costruisce, ad esempio, su richiesta, anche frese specifiche. Per cui se avete un disegno particolare potete tranquillamente chiedergliele e in una settimana o due ve la fanno avere. Per cui zero problemi. Direi che ci siamo detti tutto. Io vi aspetto al prossimo tutorial. Dal vostro Wet Ghost di quartiere è tutto. Ciao!